Y la de Castelo, riapre la fruizione del pubblico. Alla presenza del governatore della Sicilia Nello Musumeci, del direttore del parco archeologico Calogero Rizzuto, del soprintendente dei beni culturali Donatella Aprile, del sindaco di Siracusa Francesco Italia e dei primi cittadini dei comuni del parco, è stato restituito a Siracusa il prezioso sito alla fruizione dopo una serie di interventi di pulizia e manutenzione straordinaria. L'evento questa mattina alle 10, il Castello Oriolo, oltre 7 ettari di terreno, sono stati liberati da erbacce e alberi bruciati. Sono state posizionate le nuove staccionate, ripristinati alcuni cavidotti e tagliati gli alberi di grande fusto. Interventi programmati dal parco e realizzati con il prezioso contributo del personale della forestale che ha permesso la messa in sicurezza del sito. Nel 2018, a causa di un incendio, il sito era stato chiuso al pubblico per motivi di sicurezza e oggi, grazie all'impulso dato dalla creazione del parco e alle sinergie create tra amministrazioni regionali, il castello ritorna a essere meta dei siciliani e dei tanti turisti che visitano Siracusa. Il sito di Castello Oriolo, dichiara il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, ritorna da sabato a essere un importante attrattore culturale e turistico per tutta la Sicilia. La nuova governance del sistema parchi, dotata di autonomia finanziaria e organizzativa, comincia a dare risultati riportando in primo piano siti di straordinaria bellezza che troppo a lungo hanno sofferto. Riapriamo il Castello Oriolo di Siracusa perché siamo convinti di poter e di dovere offrire ai visitatori il nostro itinerario archeologico assai articolato e presente in tutte e 9 le province dell'isola. Questo è un monumento straordinario realizzato fra il V e il IV secolo avanti Cristo. Lo abbiamo reso fruibile grazie all'impegno dei lavoratori della forestale, la sinergia fra gli enti pubblici, quindi parco archeologico, soprintendenza, comune di Siracusa, e sono convinto che con questo metodo potremo presto rendere fruibili tutti i siti archeologici dell'isola extraurbani che rimangono ancora interdetti alla visita degli studiosi, dei ricercatori e degli stessi turisti. Sono altrettanto convinto che l'autonomia che abbiamo dato ai parchi archeologici cominci a dare risultati concreti. Questo è un esempio. Il dottor Rizzuto ha lavorato con grande impegno. Voglio ringraziare tutti per la sinergia dimostrata e dire ai siciliani che oggi siamo fra le regioni più visitate d'Italia, forse la prima, ma se riusciremo a capitalizzare quello che già abbiamo, cioè la materia prima, e riusciremo a fornire servizi di qualità, fra un paio d'anni saremo imbattibili in Italia. Smettiamola di piangere, rimbocchiamoci le maniche, viviamo una condizione difficile, ma guardiamo avanti con prospettiva, perché i siciliani siamo sempre stati abituati a cadere, ma anche a rialzarci con maggiore forza.